Tiziano Ferro, sparirò per un po' di tempo, con Levante andrei in TV. Tiziano Ferro scompare dalla scena per un anno, ma prima reincide il mistero della vita, con il duetto insieme a Levante. Tiziano Ferro ha scelto di scomparire per un po' di tempo, anche se l'attesa potrebbe risultare troppo difficile. Per ora, però, il cantante ha scelto di reincidere l'album del 2016, Il mestiere della vita. Sono state modificate anche le tracce vocali, nelle quali sarebbero state portate all'estremo i due stili musicali che le rappresentavano. Tiziano ammette che ne è uscito fuori un disco bipolare. Alcune canzoni risultano essere più urbane, altre più acustiche. L'album ha anche visto l'aggiunta di diversi duetti. Venerdì esce Il mestiere della vita Urban vs Acoustic. All'interno del CD sarà possibile trovare anche Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Il progetto, agli occhi del pubblico, potrebbe apparire un po' strano. Ma chi segue da sempre Ferro, sa bene che ogni dettaglio conta. Tiziano ammette di essersi divertito molto a reincidere questo album. Questo progetto è stato anche molto interessante poiché ha avuto l'opportunità di duettare con Levante in Valore assoluto. Levante e Tiziano Ferro diventano amici, i due si sentono continuamente. Chissà come suonerebbero oggi Rosso Relativo, del 2001, e 111, di due anni dopo? Non avevo la pressione di presentare canzoni nuove, mi sono sentito più libero. E la libertà è essenziale nel pop, il genere che non chiede scuse e fa le cose senza farsi troppe domande. È così che parla ora Tiziano. Nel frattempo, il cantante ammette anche di aver voluto avere al suo fianco Levante. Ferro confessa di aver comprato il suo disco e di averlo ascoltato per mesi e mesi. Ero convinto che nelle sue canzoni lei parlasse a me, di me, con me. Proprio dopo questo duetto, tra i due sarebbe nata una grande amicizia, tanto che non smettono di inviarsi messaggi. Nel frattempo, Tiziano sa già che nell'anno 2018 non farà alcun concerto. Nonostante ciò, gli piacerebbe salire sul palco insieme a Levante. In questo periodo, il cantante sta scrivendo molto e per questo ha bisogno di isolarsi. Tiziano Ferro apre le porte alla TV, ma solo in compagnia di Levante. Un nuovo album potrebbe uscire nel 2019 e Ferro ammette che farà molta fatica ad attendere così tanto. Infatti, nel 2018 Tiziano scomparirà dalla scena. C'è poca musica in giro e per questo sono felice che Levante sia a X Factor, la sua presenza mi dà speranza. E sì, lo farei anch'io. Se fossi in giuria con lei, Carmen Consoli e Franco Battiato. Dunque, un'esperienza televisiva Tiziano la farebbe, ma con i colleghi giusti. Inoltre, il cantante confessa di essere un tipo molto spirituale.